Benvenuti ragazzi, nuova puntata sul canale, sono Marco dell'Esporaf e siamo qui ragazzi con il nostro King of Game con un mazzo veramente semplice ma che risultato veramente forte. Ragazzi, faccio partire il video, scusatemi, l'ho registrato alle 3, no, 3 di notte no perché scadeva, quindi verso l'una e mezza, 2 di notte. Quindi ragazzi, vediamocelo così nella descrizione video, metterò tutte le carte magari e poi devo andarle a prendere, che mamma arrivano i messaggi. Prima di tutto ragazzi, parliamo di un mago nero. Possiamo dire anche quasi quasi, non dico free to play, ma quasi senza gemme comunque. Allora, ragazzi, potete notare Drago Stella Nana, molto utile, che si prende con i coupon. Avete notato, ragazzi, qui. Che cazzo è la pausa? Beh, facciamo così. Ragazzi, mi dispiace questo video che verrà un po' così. Kaiku, distruttore di spirito. È molto forte contro il Thunder Drago. A questo ci ho aggiunto comunque come terza carta spaccatura, ma da lì ragazzi io vi consiglio che potete aggiungere qualunque altra cosa, un fulmine Boltex o un tifone, l'ultimo quello del box di antinomi, cioè mettete pure quello tranquillamente. Io ho messo spaccatura così un po' per girare attorno, ma nient'altro. Mettiamo un po' di audio di sto cazzettino di gioco, vediamo se appare l'audio. Comunque ragazzi vi faccio vedere le giocate, ve le spiego un pochettino, ripeto in descrizione. Metterò il mazzo dove si trovano, cioè quali carte si trovano con il coupon. Detto questo, ragazzi, vi invito comunque ad iscrivervi, a lasciare un like e un vostro commento. Fatemi sapere cosa pensate di questo deck, perché ragazzi è ritornato il Mago Nero, cioè l'abbiamo riportato in auge. Se abbiamo fatto re dei giochi, il mazzo vuol dire che già funziona, perché altrimenti saremo qui a grado leggendario 1. Qui prima versione con occhio di Timaeus, ma sinceramente non mi piace, non l'ho trovato molto. Non lo so, l'ho trovata morta come carta, me la sono tenuta in mano, dico, ok, bello. Ritorniamo a noi, e niente ragazzi, ogni tanto mi arriva qualche messaggino. Il nostro avversario tranquillamente, lui va, bandisce, tranquillamente, va tutto al cimitero. Noi buttiamo giù il nostro Kaiku, così noi gli blocchiamo la giocata, lui non può bandire carte dal cimitero. Quindi il Thunder Drago viene molto bloccato, quindi ricordatevi sempre di poter difendere il nostro Kaiku, che si prende tranquillamente anche questo con un coupon ultra raro. Buona parte dei maghi neri siamo qui ultra rari, anche lì poi cosa abbiamo? Niente, magie, trappole ragazzi, quello sono i box da aprire, non abbiamo alternative. Ora lui sta cercando di evocare costellazione M7, no, sta cercando, l'ha evocata, in maniera tale di togliermi Kaiku, perché ovviamente lui non può fare nulla, ma noi lo inchiappettiamo in questa maniera e gliela bandiamo. È andato giù. Abilità da giocare, ragazzi, ricordo equilibrio. Ok, allora ragazzi, quindi questi qui ragazzi, Kaiku è molto forte, ripeto, quella carta, occhio di Timaeus, potete cambiarla come volete. Io qui ho fatto un piccolo errorino, ragazzi, alle 2 di notte, mo che cosa si pretende? Perché non ho sempre il tempo di giocare giusto alla scalata, molto spesso provo anche le carte, i mazzi, tutto via discutendo. E che mi sono portato all'ultimo minuto. Grazie.
questo caso, ragazzi, in questa situazione conviene sempre togliere il mostro sul campo e non la carta coperta, perché noi la carta coperta, quella sua, possiamo attivarla possiamo bloccarla al secondo turno. Quindi la giocata migliore è quella di togliere il mostro. Ovviamente lui l'attiva, noi la blocchiamo, così evita di poter fare delle fusioni. E qui per esempio, ragazzi, ho provato a mettere spiritualismo, cioè le ho provate un po' tutte, sinceramente, quella carta mi rimane sempre morta. Ok, va bene, fermate, basta messaggi per favore, se mi tocca rifare tutto da capo. Ok, vabbè, spiritualismo, ragazzi, molto utile. Comunque la trovate dal commerciante, eh? Quindi per chi magari non ha un gran becro può utilizzare pure quella, magari all'inizio. Ci sta anche bene, eh? Non mai sottovalutare queste carte così semplici. Allora. No, dai, ragazzi, dai, sto registrando un attimo. Ok, lui mi trada tutto, anzi colpisce pure giusto i maghi neri. Scusarmi. Ragazzi, mentre vedete, Paleozoica non è male, cioè blocca comunque gli attacchi. Noi ci stiamo difendendo con la Paleozoica comunque, che rompe abbastanza le scatole perché dal cimitero ne possiamo evocare un'altra. Non solo blocchiamo l'attacco, ecco, potete vedere, noi andiamo a rimettere su di nuovo un'altra Paleozoica. L'avversario si incazza un pochettino. Piccole vocine di sottofondo, ragazzi. Oddio, questo è il video più trash che ho fatto, mi dovete scusare. Ma non avevo modo di poterlo rifare, quindi allora andiamo al ennesimo drago bianco. La mano è più che buona.
Io qui pensavo che l'effetto non si attivasse, ragazzi, invece mi sono sbagliato. Ed è così, ultimo duello, altro drago bianco. Comunque, ripeto, questo mazzo per esempio lo trovo molto forte anche contro gli Aromagus. E potete tranquillamente bandire i suoi servitori e lì col cavolo che li risuscita dal cimitero. Ma noi continuiamo. Allora, piazziamo. Circolo magico, trappoletta, canadia. E giù aggressivi, via. Quindi ragazzi, questo è tutto. Qui ci mi sono beccato il mio re dei giochi con il semplice mago nero. Quindi chi vuole lo può utilizzare tranquillamente perché parliamo di pochissime gemme e molti coupon. Detto questo, io ringrazio tutti quanti. Ragazzi, noi ci vediamo a un prossimo video.